Ciao, chef Ruffi. Chef Viplo, chef. Sì, che c'hai là? La mano morta. Io mi divertisco oggi con questa ricetta. Ti divertisci? Fratelli e divertisciamoci anche noi, vai. Una frittata che resterete a bocca aperta. A bocca spalancata. Spalancata, anche a bocca asciutta, perché chi se la mangia? Per fare della frittata, una noccioletta di burro. Una nocciolina, non cambiamo nome. I viewster. Io, come vedete, già ho messo il pollice, l'indice, l'anulare, il medio, il mignoletto. Il mignoletto. Ma conosci tutte le dita della mano. Comunque, andava a circonferire. Circonveriamo, vai, circoncidiamo, vai questo viewster. Vedo che ne ha bisogno. Misuriamo qua del dito. Vedete, non vado ad arrivare fino sopra. Vedete, attenzione al medio, non fare gesto. Dove arriva il dito qua? Dove arriva il dito? Non tagliare il dito, mi raccomando. Il dito di mezzo è un po' più lungo. Ma questa è una ricetta fatta a mano proprio. Tutta a mano. Sfidiamo così. Mettete, fate il fischio perché sennò non viene bene. La stessa cosa. L'altro dito, stessa cosa. Ogni dito un viewsel, insomma. A questo bravo. Abbiamo 5 dita. Abbiamo 5 dita, una seconda. Di sale, pepe glutammato. Pepe glutammato, un po' di versatile. Signore e signori, andiamo a mettere nel guanticino. Nel guanticino. Senti, ma nel preservativo pure va bene, che dici? Cioè, nel senso che se uno non si trova i guanticini, se si cuoce bene. Aggiungiamo gli ingredienti dentro. Belli, senza fare nessun casino. Fate scelta. Senza fare tutto là dentro, cioè, ma perché usare le padelle? C'è il guanto. A piacere, quello che vuoi. Io da domani butto tutte le padelle, solo guanti, chi cucina più? Questo delle... Cioè, delle idee che tu che proprio. Scende in tutte le dita. State sicuro, un dito bravo. Senza... un dito senza uovo, che senza dito è? Uovo, un dito con l'uovo. Che piacere. Bravissimo, vai, controllo. Vedi frittata. Se c'ha l'artrosi questa mano. Mi piace col formaggio, la fate col formaggio. Mi piace sì. Con la mano. La fate con le erbe. Con le erbe, sì. A questo punto, che fai? La chiudi? Due volte, uno e due. E due, io mamma mia, che gira voi. Semplicissima. Ferma busta. Ferma busta, sì, mettiamo qua. Vedi che sembra un po' che preservare. Cioè là. Una brodo d'acqua. Brodo d'acqua, ma è brodo d'acqua o acqua cotta? Fammi sentire. Che fa le bollicine, le bollicine. Quando fa le bollicine? Andiamo a immergere la nostra mano. Ma bellissimo, tutta la plastica. Ma tanto quella è le... Cioè non succede niente, insomma, quel bel sapore di plastica cotta, benissimo, senza abbassamento cancerogeno, assolutamente senza niente, ma fa impressione questo. Ma si è trasformato in un guanto per lavare il bagno, che cos'è? Questo è il guanto di che usa Margaret. Si sta? Ma no, si è squagliata tutta la plastica, ma no, benissimo, guarda che è un sapore. Cominciamo a togliere il guanto. No, perché? Mangiamocelo. Fratelli e fratelle. Sì, ma che sembra piano, la mano di uno zombie. Guarda, è la lebbra c'ha questa vedere, mano. Ma si sente un profumo delle salsicce, degli ustel, dei peperoni. Ci credo. Quella è la mano morta. A questo punto. A questo punto schiaffeggiamoci con la mano. È l'unica cosa sensata. Mettiamo di giramento di testa ci vengono a vedere. Una mossa veloce giriamo, voilà. Non hai fatto il fischio per girare. Madonna mia, opera d'arte. Andiamo ad aggiustare. Mamma mia, Picasso non avrebbe saputo fare di meglio proprio. Signore e signori, questa è la frittata. Questa è una frittata. Una volta dallo chef. Ma la prossima volta fallo nel guanto blu tuo, capito? Seguire la mia pagina. Cioè, quello è bello. Velocemente andiamo a fare anche la prova. Andiamo, fa un taglio, bravo, vai, fa la prova. Guardate qua. Madonna. Ma bellissimo. Guardate qua. Cioè, guardi, quando proprio per pulire il bagno, lo stesso colore. Anche il sapore penso sia quello. Vediamo gli palla.